Buongiorno, segni d'aria, benvenuti per questo oroscopo della settimana dal 18 al 24 di ottobre 2021. Segni d'aria fortissimi. Sole, Mercurio e Marte sono ancora in bilancia fino al 23, perché il 23 poi il Sole passa in Scorpione, lascia la bilancia. Mercurio il 18 torna diretto. Finalmente ci abbandoniamo questa sensazione di andare indietro un attimo e riprendiamo ad andare avanti, soprattutto nelle nostre emozioni, nelle nostre anche incomprensioni, no? Molti sono tornati fatto un attimo un balzo nel passato in queste settimane, no? Bisogna tornare avanti. Il 18, quindi lunedì, Mercurio torna diretto. Insieme a lui torna diretto un altro grande, grandissimo, Giove, un pianeta che ci sta quasi un anno in un segno, e Giove torna diretto in acquario. Quindi tutto quello che risultava bloccato negli ultimi mesi ha un'accelerata. Ricordiamoci che sono tornati Plutone, Saturno, adesso Mercurio e Giove tutti diretti, restano soltanto retrogradi Nettuno e Urano. Quindi importantissimi questi movimenti di questa settimana. Segni d'aria quindi molto forti con questo stellium di pianeti, Sole, Mercurio e Marte in bilancia, Giove e Saturno in acquario. Ricordiamoci che il Sole il 23 lascia la bilancia, ma rimangono ancora Mercurio e Marte. Molto importante la luna piena in Ariete del giorno 20, una luna che punta all'ego, ok? Che punta all'io, punta a rifarsi, ma parlerò come al solito in un video sulla luna piena, ne parlerò a parte. Altri movimenti non ci sono, ricordiamoci che nel Sagittario abbiamo una Venere molto bella, una Venere avventurosa, una Venere molto spinta, tra virgolette, ma spinta in un senso positivo. A volte magari è una Venere che opta troppo per le avventure, però ok. I segni di acqua riprendono quota perché hanno Nettuno in pesci e adesso entrerà il Sole in Scorpione, ok? I segni di terra rimangono imperturbati con Plutone che è tornato diretto in Capricorno e con Urano retrogrado in Toro. Quindi cominciano ad essere un po' più equilibrati tutti, tutte e quattro le sfere cominciano ad essere più equilibrati, ma più equilibrate. Partiamo subito con il primo segno che è l'acquario, segno di aria che abbiamo detto ha Saturno e Giove nel suo segno, occhio però alla quadratura che andrà a fare il Sole dal giorno 23 in poi in Scorpione. Quindi si possono prospettare anche malumori, tra virgolette, ok? Per il resto è un acquario che va spedito come tutti i segni di aria. Tra l'altro questa luna in Ariete aiuta tantissimo l'acquario, ok? Quindi adesso andiamo a vedere come sarà la settimana. Acquario, la tua energia interna, la temperanza, la tua energia esterna, la ruota della fortuna, l'energia della settimana, il sole. Gli amanti al contrario al fondo mazzo. Questo è proprio, non ne vogliamo sapere oggi bene. Allora, la temperanza, l'equilibrio, si ritorna in equilibrio. Questi pianeti che tornano diretti in qualche modo ci ridanno equilibrio. In qualche modo si comincia ad avere un dare, sì, a ritrovare un dare e avere un po' più in armonia, più armonioso. Tra l'altro c'è grande pazienza nell'acquario. Che è strano che l'acquario non è uno. Sì, a volte è paziente quando ha dei progetti, ma nelle cose di ogni giorno non è molto paziente come segno. La ruota della fortuna dal punto di vista dell'energia esterna, qualcosa si sblocca e si sblocca
abbastanza velocemente. Andiamo a vedere cos'è che si sblocca. Il Sole è la carta della settimana, quindi ci saranno positività, ottimismo, chiarimenti. Ok, andremo poi a scoprire. Occhio a questa carta della coppia rovesciata, degli amanti rovesciati. In amore non va tutto questo gran bene, eh? Nonostante Venere sia positiva in Sagittario. Ok, allora andiamo a vedere temperanza come energia interna, perché vabbè, eccovi qua. Siete molto pazienti, rido perché insomma, relativamente ad un viaggio su cui siete indecisi su un viaggio, su fare un viaggio. Vorreste tra l'altro cambiare una serie di cose nella vostra vita, ma non è il momento. La temperanza ci dice che dobbiamo ancora aspettare. Per qualcuno è arrivato il tempo divino di questo viaggio, di questo grande cambiamento, ok? È come se effettivamente dentro di noi si sentisse questo bisogno di sblocco, di movimento. Per altri c'è ancora da aspettare. C'è infatti la regia di spade, in qualche modo siete nella vostra energia questa settimana, però è un'energia instabile, devo dire la verità, instabile. È come se ci fosse bisogno di voltare le spalle a qualcuno o a qualcosa, una situazione. Quello che sentite dentro è il voler lasciare andare delle cose, ok? Di modificarle. Per qualcuno si prospettano cambiamenti di casa, viaggi, grossi cambiamenti nell'aria, grossi cambiamenti, cambiamenti che aspettate da tanto tempo o cambiamenti che dovrete fare con molta lentezza. Vediamo cosa ruota della fortuna. La temperanza. Ok, allora quella temperanza era questa. C'è uno sblocco relativamente a una situazione che si trascina tanto tempo e che vi ha fatto sentire assolutamente, vi ha fatto stare male, ok? È relativamente a una coppia questa situazione, a un rapporto di coppia. Voi siete là che aspettate da tanto tempo, in qualche modo sembra esserci uno sblocco in questa situazione, però occhio, non è uno sblocco positivo, ok? C'è uno sblocco, sì, ma non sembra uno sblocco positivo. Per avere uno sblocco positivo dobbiamo attendere. Quello di questa settimana, che ci può essere, non sarà uno sblocco assolutamente positivo. Avete sofferto tanto comunque questa storia, voi, in questa situazione. Questo protrarsi di questa situazione vi ha fatto stare male. Allora, vediamo. A questo punto mi apro pure la settimana. Anzi, dimmi la settimana, faccio quello che ho fatto la settimana scorsa, però lo devo sentire. Stavolta tento di farlo. Per vedere su cosa si farà chiarezza a questo ottimismo per l'acquario. Wow! Posso dirlo wow? Ok, questa è una carta che ho incontrato una volta soltanto in tutto questo anno in cui ho queste carte, una volta soltanto, la ritrovo oggi sotto il sole, i miracoli di Maria. Questa è una settimana molto particolare, molto. Questa ruota della fortuna a questo punto mi parla di qualcosa che si sblocca veramente. Oh, tra l'altro a fondo mazzo abbiamo Afrodite, l'amore romantico. Qualcosa si sblocca sul serio, qualcosa su cui avete tanto sofferto. Io penso che non sia lo sblocco definitivo di una situazione, però con questa carta di Maria dei Miracoli alzo le mani e lascio fare all'universo. Vediamo un attimo come si muove questa settimana. Mi sono venuti ad
Adesso avevo da parte la curiosità, ma anche i brividi per l'acquario. E chi mi conosce sa perché. Lunedì, 4 di denari, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. La temperanza ancora. No, qui non c'è da aspettare. Qui è arrivato il tempo divino di qualcosa. E ho i brividi. Qui non c'è da aspettare più. È una situazione che avete tanto aspettato, ma è arrivato il tempo divino. A parte che esserci il Sagittario in tutte le salse, ma qui è proprio qualcosa di molto forte. 3 volte la temperanza. Ok, 4 di denari, lunedì molto, molto nel vostro, dentro di voi, molto controllati. Ecco, un acquario controllato, lunedì che non vuole esporsi più di tanto, anzi. 4 di bastoni, papa, 9 di denari, giudizio. Io non sono mai una persona che si ravviva facilmente. Però devo dire che un inizio del genere, 4 di bastoni, papa e giudizio, con queste carte di qua mi fa veramente presagire, mi fa dire poi chiaramente, mi fa sperare, facciamo così, che questa settimana ci sia uno sblocco, ma sia uno sblocco non solo molto desiderato, ma uno sblocco relativamente a una situazione che da tanto tempo è bloccata e che riguarda anime o fiamme gemelle, e voi sapete che io ne parlo rarissimamente. Quindi sono quei rapporti particolari, particolari, quei ritorni particolari. Quel sentirsi a casa, ok? Quel guardare al cielo anche se siamo qui, quel sentirsi in cielo anche se siamo qui. Rapporti, ripeto, molto molto particolari. Voi sera però avete un'energia che è di chiusura rispetto a questo palesarsi di questo rapporto, ok? Rispetto a questo eventuale ritorno. Di chiusura perché siete molto nelle vostre idee, volete più investire in voi stessi che nell'altro. E d'altronde la coppia al contrario me l'ha fatta capire, c'è un acquario che si è stancato del concetto di coppia tradizionale, si è stancato di essere dalla parte di chi attende, perché qui attesa ce n'è stata tanta. Quindi è un acquario che ha il freno a mano tirato, questa è la sensazione che mi viene da questo 4 di denari. Pensa molto di più a se stesso, ok? Però sicuramente qualcosa succede. Martedì abbiamo l'imperatrice. Per molti ci sono dei contatti con la madre, ma soprattutto c'è una situazione che cresce, c'è una situazione attiva, c'è amore, amore incondizionato, l'amore dell'imperatrice è incondizionato. Continuiamo sulla stessa linea. Abbiamo un acquario che potrebbe ricevere una visita, un messaggio, un regalo, qualcuno che si fa avanti. Ma occhio, perché l'acquario non lo fa passare così, tanto per molti conflitti relativamente a questa persona, ok? A questa situazione. I conflitti sono anche in famiglia, quindi per qualcuno potrebbe essere una situazione familiare. Per altri è una situazione che ha fatto stare bene, ma in questo momento la si vede molto conflittuale. Per altri ancora potrebbero essere delle situazioni lavorative dal punto di vista economico che vanno benissimo, che va crescendo questa situazione lavorativa, però stiamo attenti a non litigare con nessuno per cortesia. Tipo un acquario che litiga. Pericoloso con le parole, regina di coppe.
vi sentite innamorati, avete empatia verso qualcuno, vi sentite innamorati, vi sentite, sentite che è il momento di amare. Sei di bastoni, sole, 5 di denari, paggio di spade, sentite la mancanza di qualcuno, sentite la mancanza di amare, è come se in questo momento siete molto sul filo del rasoio, state attraversando un momento speciale, vi verrà chiarezza di tante cose. In ogni caso, anche se sentite la mancanza, c'è tanta positività in voi. Ok? Più che mancanza, vi sentite isolati. Quello che si è avverto io in queste carte, vi sentite soli, isolati, come se non riusciste a raggiungere qualcuno, qualcuno riesce a raggiungervi, però occhio che abbiamo sia il successo che il sole, quindi questa situazione potrebbe essere superata. Superata come? Ecco, mi viene così. Così. Qualcuno che si avvicina a voi sull'orlo del baratro, però camminando veramente in punta di piedi, la luna, qui c'è il sole e qua c'è la luna, interessante. Ricordiamoci, il sole e la luna non si incontrano quasi mai. Se c'è la luce non c'è il buio. Asso di coppe, due di bastoni, nove di coppe. I bastoni. C'è una certa pianificazione, un sogno. Arriva, secondo me arriva qualcosa che non vi aspettavate, vi mette in confusione. C'è un qualcuno che arriva, che vi offre il suo amore, e a questo punto vi costringe a scegliere in qualche modo. La scelta non è sempre tra due persone, ok? La scelta potrebbe essere tra un modus vivendi diversi, ok? Sicuramente c'è confusione, c'è poca chiarezza. Quella chiarezza che c'era mercoledì, giovedì viene un attimo offuscata. C'è la voglia di andare oltre, la voglia di dire sì, secondo me, a un'occasione, però si sta aspettando l'occasione giusta, l'occasione migliore. L'occasione migliore, sì, è molto pensieroso l'acquario, molto pensieroso, molto ritirato, è un acquario molto sulla difensiva, anche se non ho carte di difesa, però io lo sento molto sulla difensiva, ancora il 3 di bastoni, la regina di spade, l'8 di spade, l'ho detto, c'è chiusura da parte dell'acquario, sa che c'è un'attesa ancora, però rispetto a questa attesa è molto pensieroso, c'è molta chiusura. Si aspetta lo sblocco di questa attesa. Adesso vado a fare, però bene o male ho capito come si muove questa settimana. 6 di spade, ancora questo cambiamento, questo cambio di rotta. Di coppa, papessa, torre, appeso, wow. Sì, allora, qui sicuramente c'è una situazione che si è protratta, si protrae da tanto tempo dentro di voi, però una certa certezza ce l'avete, una contezza di quello che potete fare o non potete fare rispetto a un cambiamento, lo sapete, ce l'avete, siete molto forti rispetto a questa cosa. Il problema è che voi siete convinti che ci siano dei segreti e questi segreti vi fanno... Non vi fanno aprire, non vi fanno procedere, vi impediscono, veramente vi impediscono lo stare bene. Preferite rimanete appesi piuttosto che procedere perché avete paura dei segreti che percepite dentro di voi che ci siano. Ancora qualcuno che si propone. È ancora chiusura però. Sì, c'è una situazione che si apre questa settimana, c'è poco da fare, si cerca di trovare l'equilibrio dopo tanto stare male. Allora, caro acquario, quello che mi arriva è che questa settimana veramente c'è... Significa che questo torneo diretto di pianeti qualcosa fa.
c'è uno sblocco di una situazione che veramente stai aspettando da tanto, ma quello che mi sembra di percepire da queste carte è che, siccome non sarà perfettamente chiaro questo sblocco, tu rimarrai un attimo contratta, nel senso non darai veramente l'opportunità perché rimani sempre ad attendere, perché hai la sensazione che le persone che ti si faranno avanti, la persona che si farà avanti non è esattamente chiara con te, per cui tutto questo non ti permetterà di vivere questo approccio, perché c'è sicuramente un approccio, ok? Con serenità sarai molto contratta, ok? O contratto, chiaramente, tra l'altro tanti acquari. A un certo punto chiuderai anche le comunicazioni nel timore di esporti, ok? Poi io vedo che le cose riprenderanno un equilibrio, però sono tutta una serie di passaggi. La situazione è molto bella. D'altronde avevamo Maria dei Miracoli, cioè, signori, all'acquario è uscito Maria dei Miracoli, ma questo è vero un miracolo. Oggi possiamo gridare al miracolo. Abbiamo Maria dei Miracoli. Io non lo so cosa succede, ma è qualcosa che voi aspettavate da tanto, tanto tempo. Solo che avete così paura di questa cosa e che la persona o la situazione non sia chiara che non riuscite a buttarvi. Non riuscite a buttarvi. Non riuscite a viverla appieno, ad effettuare il cambiamento, non almeno in questa settimana, ok? Magari poi sarà la settimana prossima. Wow, questa Maria dei Miracoli e questo sole questa settimana mi hanno rallegrato l'anima, devo dirlo, io sono onesta. Allora, vediamo con la situazione economica, perché io credo che in molti acquari la situazione che si sblocca è anche economica, cioè quel 10 di denari che ancora mi perseguita. Non è soltanto lavorativo, cioè sentimentale, ma anzi sentimentalmente. Ma c'è anche molto economico. Acquario 18-24. Allora, sì. Occhio che stanno fuggendo. Non riuscite. In questo momento avete le mani bucate. È tipico dell'acquario, però molte volte riesce a contenersi. In questo momento non si contiene. C'è comunque una situazione. Parliamo di lavoro e qua c'è un uomo col cuore, ok? Quindi per molti di voi ci sono rapporti con i colleghi inficiati in questa situazione, ci sono rapporti con superiori o colleghi che vi vogliono bene, qua non parliamo soltanto di alto tipo di rapporti, che vi vogliono bene, che vi possono aiutare. E quello che noto è che voi tenete ben separato il mondo economico dal mondo lavorativo, e dal mondo sentimentale, me lo dice questa carta. Avete il cuore chiuso, perché questa è la situazione economica, avete il cuore chiuso, quindi anche se c'è qualcuno che nell'ambiente lavorativo si fa avanti, voi in ogni caso state al vostro posto. Occhio che c'è molte uscite di denaro, ok? Però in ogni caso, state innalzando la vostra vibrazione spirituale, la vostra vibrazione energetica, acquario. Mi piace questa cosa, quindi allora a questo punto anche la situazione economica migliora. Il momento in cui alziamo le vibrazioni, andiamo, risuoniamo tutto, risuoniamo con l'universo in maniera diversa, l'universo risuona con noi in maniera diversa, ci arriva molto di più, ok? Quindi anche economicamente non possiamo lamentarci. Allora, vediamo un attimo il messaggio degli unicorni. Condividere. Quando condividi, tutti sono felici. Quindi mi raccomando, acquario, questa è la settimana in cui conviene sempre di più condividere, ok? Quello che tu condividi con gli altri, anche la saggezza si condivide, la conoscenza si condivide, ok? Vediamo qual è la carta per l'amore. Questa settimana abbiamo Maria dei Miracoli, che non sono riuscita a posare, la lascio qui perché Maria dei Miracoli con l'acquario, ma magari Dio. Allora, acquario,
l'amore, la liberazione, la carta numero 40. Anche questa è una carta positiva. L'oracolo indica una liberazione vera, reale, diversa dal nostro interpretare il termine liberazione. Non è la negazione del desiderio, né il suo conseguimento, è osservazione distaccata e neutrale. Vi libererete da ogni tipo di passione intensa, ok, che vi possa fare male, riuscite a essere molto più distaccati. D'altronde aveva il 4 di denari, non ci dimentichiamo, che era di base a tutta, oltre alla temperanza, che era di base a tutta la stesa. Allora, vediamo qual è la canzone di questa settimana per l'acquario. Ostinato amore, non ho detto che c'è la temperanza. La temperanza ci parla di qualcosa che non si arrenda, che continua nel tempo, ok? Ci parla di tempo, parla anche di tempo divino comunque, non lo dimentichiamo. La temperanza è una carta bellissima. Ebbè, qualcosa, andate a sentire questa canzone, è una canzone di Renato Zero. Ostinato amore che non ti dai per vinto mai. Ci sta con la temperanza, no? Ok, allora un attimo un giro sui segni. Non c'erano molti segni, a parte il cancro, a parte il sagittario, l'acquario stesso e i gemelli. Quindi acquario, gemelli, sagittario, cancro. Non mi ricordo che ci fossero altri segni. No. Questi sono i segni principali di questa settimana. Ah, e lo scorpione. Ok? Quindi l'acquario stesso va bene. Gemelli, Sagittario, Scorpione, Toro, l'ho dimenticato. Sagittario in tutte le salse. E poi che c'era? Non mi ricordo. Ok, l'ho detto poco fa. Va bene. Questo era l'acquario per la settimana dal 18 al 24. Passiamo ai gemelli, anche se questa cosa di posare Maria. Ok, via. Puliamo un attimo e andiamo ai gemelli. Caro gemelli, come sarà la tua settimana? Gemelli, dal 18 al 24. Gemelli che si avvantaggiano anche loro della luna piena in Ariete. Quindi anche per loro è positiva questa luna piena. E così come sono positivi tutti i segni, tutti i pianeti nei segni d'aria. Quello che invece è negativo è Venere. La Venere in Sagittario non è positiva per i gemelli, ok? È opposta. Io dico sempre opposta non è come la quadratura è peggiore. La posizione diciamo che ci rallenta un attimo le cose, ok? Allora, gemelli, la tua energia interna è la settimana del 24, il mondo al contrario, l'energia esterna, la giustizia al contrario, l'energia della settimana. Il mago al contrario, ma che è? La luna al contrario, tutte le carte al contrario. Non è detto però che siano. Il mondo al contrario, dentro di te senti che è arrivato un punto X. Senti che è arrivato il momento di chiudere un ciclo della tua vita e porti in maniera differente nei confronti della vita. Questa è anche una settimana in cui senti di voler comunicare poco, però quello mi sovviene proprio, il bisogno di chiudere, mettere un punto in certe situazioni. La giustizia al contrario mi fa sentire che esternamente a te c'è qualcosa che non è giusta, c'è un grande senso di ingiustizia, sei vittima di ingiustizie probabilmente. Il mago al contrario, una settimana ancora di blocco, gemelli, una settimana in cui non mi sembra che ci siano grossi movimenti, dico potrebbe anche essere altro. Però
Però io lo intendo così, oppure che voi esercitiate un potere esagerato, cioè nel senso che vi muoviate in maniera anche abbastanza manipolativa. Siete convinti di avere tutto il potere nelle vostre mani, non è così, ricordatevelo. L'adattabilità. Ma in qualche modo vi adattate alle situazioni che ci sono, però penso che ci siano dei blocchi, vi dovete adattare perché ci sono dei blocchi, perché qualcosa non è nelle vostre mani, ecco, questa è la mia sensazione, ripeto. Tra l'altro interessante carta numero 1 e carta numero 1, eh. Siete all'inizio di qualcosa, se chiudiamo questo, all'inizio di qualcosa siete. Allora, vediamo, energia interna dei gemelli. Nel frattempo quella candela è bellissima. Guardate, nel momento in cui ne parlo, guarda come si alzano le energie. Fantastico. Fantastico questa candela oggi, come sta bruciando. Ha un'energia. Guardate come trema. Lo sapete? Non so se sapete cosa significano le fiamme nelle candele, quando sono alte, quando tremano. Guardate, guardate come trema. Fantastica questa candela. Ok, via. Il mondo al contrario per i gemelli. Allora, il problema è che c'è tanta confusione. Ancora la giustizia, quindi questa settimana in cui in qualche modo dovete fare i conti con qualcosa. Da un punto di vista esterno pensate di essere nel giusto, interno se pensate di essere nel giusto di poter mettere in atto dei nuovi inizi. Questi nuovi inizi però vi creano delle confusioni. Vi ho detto, si chiude un ciclo e se ne apre un altro. Per qualcuno di voi potrebbero arrivare dei contratti. Però siccome questa è l'energia interna, direi che è proprio la vostra energia di essere giusto, di fare il giusto, ok? Di essere corretto, di avere quanto date e di date quanto avete, di dare quanto avete. Attenzione a quello che tenete nascosto, alla confusione, alle emozioni che possono giocarvi dei brutti scherzi questa settimana, ok? Potrebbero, ci sono tante difficoltà che dovete superare, ok? Andiamo esternamente. Questa è giustizia, al contrario. Giudizio. Beh, sicuramente verranno, parte per qualcuno, ci sarà un ripresentarsi di un'energia, di quest'ora di coppa, di qualcuno che si dichiara, un ripresentarsi però, una comunicazione soprattutto di qualcuno, però questo qualcuno secondo me a voi vi sta stretto, se lo devo dire io, oppure pensate che si stia comportando in maniera ingiusta nei vostri confronti. Non lo vedo equilibrato questo ingresso, questo reingresso, perché non è ex novo, è un nuovo ingresso, ma non lo vedo equilibrato. C'è qualcosa che non va, ok? Per molti potrebbe essere una persona che entra in un rapporto già preesistente, ok? Della settimana, dal lunedì alla domenica, gemelli. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato. Domenica.
la morta a fondo mazzo. Poi qui c'è una luna al contrario, negatività, depressione. Qui abbiamo la morta. Qua il mondo al contrario, grandi, grandi cambiamenti, grandi trasformazioni questa settimana, anche chiusure per i gemelli. Ok? Però lunedì sembra un giorno di successo. Andate avanti a testa alta verso qualcosa, qualcuno che inseguite, che volete a tutti i costi. Qua parliamo di amore. Qua parliamo di amore, qua parliamo di un rapporto d'amore che anche se abbastanza lentamente voi state costruendo, perché lo state costruendo. In cui vi sentite in armonia, vi sentite bene. Per qualcuno potrebbe essere rapporto lavorativo, ma per altri, di colleghi più che lavorativo, ma per altri è proprio un rapporto d'amore. Ok, state andando, c'è successo, proprio state andando mirati verso un miglioramento di questo rapporto. Siete stati lenti, siete lenti, però quello che adesso sta arrivando è bellissimo. Assolutamente. Ancora il cavaliere dei denari. Beh, qui c'è sicuramente un'energia che si è mossa molto lentamente, un'energia che si è, una situazione che si è mossa lentamente. Comunque arrivano delle notizie martedì. Regina di spade, 9 di spade, 8 di denari. Ma sono, sì, arrivano delle notizie. Allora, occhio che qualcuno di voi potrebbe avere uno scontro verbale, chiamiamolo così. Che mette ansia, che mette angoscia con un altro segno di aria, acquario, bilancia e gemelli, ok? Segno di aria che ha pensieri neri e che continua ad esprimere pensieri neri e che in ogni caso il messaggio che arriva vi porta ansia, ok? Quindi potrebbe essere una giornata in cui forse è meglio non parlare. Starsi muti, c'è continua comunque mercoledì questa voglia di costruire. Quindi lunedì sprint, martedì blocco. Mercoledì si riparte a costruire gli amanti. Infatti, eccovi qua, il mondo di nuovo, la regina di coppe. Il 6 di coppe è bellissimo. Sì, mercoledì si riprende. Il discorso, tra virgolette, che martedì sembrava quasi interrotto, che vi ha messo ansia, angoscia pure, tanti dubbi, dubbi, tanti dubbi, ma mercoledì questi dubbi vengono superati, sentite di essere innamorati, sentite anche l'amore dell'altro, sentite che si apre una situazione, vi aprite al mondo anche, qualche gemelli potrebbe anche pensare di oltrepassare il confine, proprio di andare oltre, vi aprite al mondo e vi aprite al rapporto di amore, gli amanti. Ok, però questi amanti con la regina di coppe l'avevo già visto prima, non è escluso che per molti di voi ci sia l'ingresso di una nuova energia rispetto alla coppia, ok? Giovedì vi vedo un attimo disequilibrati, nel senso un po' fuori equilibrio, state cercando di riprendere l'equilibrio. Carro, papessa, stelle. Wow. Cancro, scorpione, acquario. Acquario abbiamo visto anche qua. Voi volete puntare molto su di voi. Il vostro sogno è quello di andare. Io ho la sensazione che molti gemelli stanno sognando di andare oltralpe, di andare altrove. Se non è oltralpe, proprio andare altrove, muoversi, cambiare casa, traslocare, cambiare città. Cambiare nazione, ok? Però lo tengono molto nascosto questa cosa, non riescono ancora a dirla. Sembrano molto concentrati su se stessi, però il loro desiderio è proprio questo: quello di muoversi, di andare oltre. È quello che gli dà questo disequilibrio, perché devono tenerlo, lo tengono nascosto questa cosa. Infatti, c'è un'attesa che è anche ricca di pianificazione. Allora, non è che tutti i gemelli vogliono sposarsi, però che molti gemelli questa settimana vogliano pianificare una situazione
quotidiana, familiare, diversa, questo sì, anche se si rendono conto delle difficoltà, ok? Perché ci sono delle difficoltà. Io penso che molti gemelli siano nella loro testa, soprattutto, vogliono pianificare una quotidianità diversa, più ricca nel senso di famiglia. Ma fatemelo sapere, gemelli, perché sono delle carte molto strane, insomma. 5 di coppe, qua c'è però tanti dubbi, non lo sapete se dovete effettivamente farlo, ma 4 di spade, 10 di denaro, ancora 2 di mazze, sì, ci sono delle indecisioni questa settimana per i gemelli, sono relative alla famiglia, relative al lavoro, volete prendere posizione, però poi vi sentite anche piccoli, vi sentite indifesi a volte. Avete bisogno di riprendere le vostre forze, le state dando, lo vedete troppo verso la vostra famiglia, ok? Adesso è il momento di sedersi e aspettare di riprendere le forze. Ancora l'asso di coppe, comunque sono delle belle carte. Ancora l'asso di coppe, questa la prendiamo, l'imperatrice. L'amore, l'amore più incondizionato del mondo questa settimana c'è per i gemelli. La temperanza anche per loro, la luna, il cane di coppe. Beh, sì, c'è tanta emozione, tanta emotività, tanta attesa anche, tanto bisogno di equilibrio, tanto voler dare, tanto voler andare verso qualcuno che si ama e offrire un nuovo inizio. Allora, quello che mi sovviene è che l'energia interna dei gemelli questa settimana è di chiudere un ciclo. Chiudere un ciclo però per aprirne un altro. Si rendono conto, gemelli, che la situazione esterna è stata ingiusta. Ci sono state delle ingiustizie nella situazione esterna a loro, quindi qualcuno che è al di là. Loro vogliono agire nel giusto. Allora, qui ci sono delle situazioni, c'è cioè una situazione particolare. A me quello che mi arriva complessivamente è che il Gemelli vuole migliorare una situazione che già ha, vuole proporre qualcosa di diverso, qualcosa di più ampio. Ve l'ho detto, non è per tutti che vengono fatte dichiarazioni d'amore, però c'è una grande trasformazione per coloro che sono in un rapporto a volte tentennante, a volte non esattamente fisso. Io penso che molti gemelli prenderanno la decisione di di mettere dei paletti a questo rapporto più rigidi, più forti, se sono dei rapporti nascosti che diventare pubblici, se sono invece dei rapporti che so, se vivono in case separate di andare nella stessa casa, ho la sensazione che ci siano tante cose che il Gemelli vuole mettere in atto che però ancora tiene nascoste, ok? Però questa è una settimana in cui cercherà di procedere per avere questo, infatti abbiamo il Papa più volte, vuole agire nei limiti della tradizione anche Gemelli, stranamente, vuole agire nei limiti di quello che è giusto, ok? Vuole aprire situazioni non completamente nuove, perché quello che mi arriva da queste carte è che non è che sono situazioni completamente nuove, vuole migliorare quelle che ha. Questa morte qui è la trasformazione di quello che ha, non è la nascita completa di qualcosa di nuovo, è la trasformazione di quello che ha, tranne l'energia esterna che potrebbe dare delle rogne, perché potrebbero questa settimana farsi avanti delle persone con comunicazioni comunque soltanto, che vi possono portare dei dispiaceri da un punto di vista legale, ok? L'adattabilità, dovete adattarvi. Andiamo a vedere qual è l'energia dal punto di vista lavorativo ed economico per quanto riguarda i gemelli questa settimana. Ancora l'indecisione. Già che la stessa carta del
dell'acquario, quindi occhio che state anche voi, vi state levando, anche voi avete comunque denari che vanno via. Allora, abbiamo visto nella stesa che c'è questo bisogno di andare oltre, di prendere una decisione per andare oltre. Avevo detto oltralpe? Sì, secondo me ci sono dei gemelli che vogliono muoversi, vogliono uscire fuori dal loro nido, c'è poco da fare. C'è ancora indecisione. Il loro nido, dal punto di vista lavorativo, è da quello che finora hanno fatto. Quindi ci sono dei gemelli che prendono delle decisioni nuove da un punto di vista lavorativo. Per qualcuno, ripeto, si tratta di spostarsi fuori dalla propria zona di residenza, fuori dalla... C'è chiaro ancora di una forte indecisione, anche qui c'è disequilibrio, c'è un fuoriuscire di denaro che non è da poco, però sappiate che è equilibrato alla fine questa fuoriuscita, perché contemporaneamente vi state elevando. Quello che ho detto per l'acquario vale anche per i gemelli, uguale, ok? Vediamo qual è l'oracolo degli unicorni questa settimana per i gemelli. Gratitudine. Pensa alle persone e alle cose per cui sei grato. Quindi, caro gemelli, mi raccomando, questa settimana grande gratitudine, ok? Esprimi la gratitudine, l'universo te ne sarà grato. Ricordi poi, tra l'altro, che quando diciamo grazie all'universo, gli diamo l'occasione di poterci dare di più di quello che ci ha dato. Più lo ringraziamo, più l'universo ci dà. Ricordiamocelo sempre. Gemelli, 18-24. Occhio alle falsità. Ok, carta numero 47. Ogni passione si esaurisce, ma l'interpretazione è delicata. Non va letta in maniera negativa. Ciò che sta accadendo è parte del ciclo della vita. Ti senti vuoto, svuotato? Non è un male, anzi. Ora è tempo di tornare a se stessi. Si avvicina la stagione della solitudine. Impara a danzare tra incontri e separazioni. Qua ci parli di passione che si esaurisce. Sì, io ho detto infatti che c'è un rapporto che va ricostruito, trasformato, ok? Magari qualcuno dei gemelli non ci riuscirà a trasformarlo questo rapporto e dovrà fare i conti con se stesso. Altri invece, secondo quello che mi è parso di capire dalle carte, riusciranno a farlo, riusciranno a proporsi in maniera diversa in una coppia. Comunque è chiaro, il messaggio lo danno tutte le carte, che è un momento di profondo cambiamento. Si chiude un ciclo, se ne apre un altro per i gemelli. Vediamo qual è la canzone della settimana dei gemelli. If I had you, se non avessi te. Sì, io sono convinta che il gemelli di questa settimana investirà molto su una persona, si proporrà in maniera diversa, più stabile. Poi me lo sapete dire, gemelli, ok? Mi raccomando. Ok, cari gemelli, gemelli, gemellini, gemelline, passiamo oltre. La bilancia. Carissimo segno della bilancia, che è finora sei stato protetto da Sole, Mercurio e Marte, ma occhio che il Sole ti lascia. Il 23 ti lascia, rimarrai con Mercurio e Marte. Fortunatamente Mercurio torna attivo, quindi ok, si piange con un occhio. Stai attento però a bilancia questa settimana. La Luna in Ariete per te è pessima. Sentirai di nuovo tanta fatica. Questa è una settimana di fatica, almeno da un punto di vista astrologico. Dopodiché, perché poi ci sono tutti i pianeti attivi, ok? Quindi tutti i pianeti che ti strizzano l'occhio, la Venere in Sagittario ti strizza l'occhio, Giove e Saturno in Acquario ti strizzano l'occhio, Mercurio e Marte nel tuo segno ti strizzano l'occhio, è chiaro, quelli sono nel tuo segno. Ripeto, il Sole fino al 23, fino al 22 da te, il 23 passa in Scorpione. Però questa Luna piena in Ariete è come se ti fermasse un attimo, ok?
ma andiamo a vedere, non significa nulla. Qual è la tua energia interna questa settimana, Bilancia? Il carro al contrario, qual è la tua energia esterna? La luna al contrario, qual è l'energia della settimana? L'eremita al contrario, e sotto abbiamo l'imperatore. Beh, insomma, avevo detto che c'era un arresto, non mi immaginavo che fosse così forte già dentro di te. La tua energia è proprio di arresto, c'è poco da fare. C'è un movimento che non fai, sai di essere completamente fermo, me lo dice anche l'eremita al contrario, la luna al contrario. Esternamente a te c'è una situazione che non è chiara per niente e tu proprio. Andiamo a chiarire con questa cosa. Voglio vedere però perché l'eremita al contrario, perché hai bisogno, senti questa settimana il bisogno di chiuderti in te stesso. Perché? La devozione e la certezza. Certi Bilancia non riescono a staccarsi da alcune situazioni, però in queste situazioni c'è tanta senso di solitudine. In fondo questo carro al contrario mi fa proprio capire che il Bilancia non si muove, ha un'energia di non movimento, resta fermo dov'è il Bilancia, anche se con questo carro, anche al contrario, sembra che sente che dovrebbe muoversi, ma non lo fa, ok? È devoto a qualcuno o a qualcosa, sta cercando di capire perché, per come. Bilancia, il matto, la ruota della fortuna, il 6 di bastoni, il 5 di coppe. Occhio Bilancia, l'energia di qualcuno che è stato fermo, sì, ma che sembra che questa settimana potrebbe da un momento all'altro, abbastanza inaspettatamente, invece muoversi. Il problema è che è fermo perché vuole per forza il successo, la Bilancia. È fermo perché ha paura di tutti i sensi di colpa e rimpianti che ha, che si porta appresso, ok? Però potrebbe anche muoversi in maniera assolutamente irrazionale questa settimana e finalmente sbloccare la situazione, che è una situazione interna, ok? È tutto interno, vuole vincere a tutti i costi, però non riesce a superare i sensi di colpa e rimpianti, la Bilancia, sta ferma lì a piangersi addosso. La luna al contrario. L'asso di coppe. Paggio di coppa, il carro, il 2 di spade, occhio questa settimana, Bilancia. Esternamente a voi potrebbe palesarsi qualcuno, potrebbe avvenire un cambiamento, un mutamento, un trasferimento, un viaggio, qualcuno che arriva. Voi internamente siete voi fermi, ma qualcuno può arrivare dall'esterno per aprire una nuova situazione, ok? Però c'è tanta indecisione. C'è tanta indecisione. Il problema vostro è che esternamente voi non avete chiaro, chiaro. Allora, quello che mi arriva così è che voi non avete chiara una persona che si presenta. Una persona o una situazione che si presenta, che vi sembra quasi infantile. Ok, qualcuno potrebbe venire a chiedervi scusa, però voi avete il gusto della negazione questa settimana, il gusto della negatività oltre che della negazione, entrambi, ok? Non sapete dire di sì questa settimana, anche se la persona che viene, la situazione che viene è molto bella, voi non riuscite ad acchiapparla, siete molto indecisi se acchiapparla o no. Come mai la Bilancia è indecisa? Quasi strano. Sono sarcastica, lo so. Scusate. Allora. Ma d'altronde parlo con tanti Bilancia. Tanti Bilancia. E voi sapete quello che penso. Ma me lo fate pensare pure voi, me lo dite pure voi, me lo confermate. Allora. Bilancia, vediamo questa settimana, via. Lunedì a domenica. Lunedì.
il mondo, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. 6 di spade a fondo marzo. Abbiamo parlato di movimento, abbiamo parlato di viaggio. Io potrei avere 3 metri di tavolo, non mi basterebbe mai. E mi piace proprio avere la visione totale delle cose, completa, non fermarmi una carta soltanto. Dunque, il mondo lunedì. Bilancia. Comunicazioni a 1000, anche con l'esterno. Voglia di cominciare da capo. Però lunedì sparati, eh? Le stelle, l'argine di coppe, il 10 di bastoni, l'asso di coppe. Qui c'è una situazione che è stata difficile. Perché dico è stata? Perché il 10 di bastoni ci dà, sì, la situazione è difficile, però è come se ormai siamo quasi alla fine. Io parlo sempre di fine del tunnel, infatti, per quanto riguarda il 10 di bastoni, ok? Siamo quasi alla fine di questa situazione difficile. Voi desiderate andare incontro a qualcuno, superare questa situazione, il vostro desiderio è quello, le stelle. Aprirvi ad una nuova storia, ok? A qualcuno che vi ama, voi sapete già chi è. Questo è quello che desiderate, aprire un nuovo ciclo della vostra vita. 3 di coppe, per qualcuno si tratta anche di stare bene con i colleghi, comunque c'è proprio lo stare bene, l'armonia, martedì, ok? Potreste stare bene anche nel lavoro o in una situazione. La forza, la morte, l'asso di denari, l'eremita, che è là. Allora, io credo che molti bilancia stanno facendo i conti con la trasformazione di qualcosa, con una loro presa di potere. Si sentono più forti bilancia in questo momento, ok? Vorrebbero creare, perché io ho 2 assi di coppa, poco fa ho l'asso di coppa e adesso ho l'asso di denari, quindi c'è proprio questo bisogno di rinascere, questo bisogno, non so di nascere, di aprire delle situazioni nuove. Perché parlo di rinascere? Perché c'è la morte con la rinascita qui, perché una morte seguita dall'asso di denari mi fa capire che la chiusura di una situazione per l'apertura di un'altra. Siete nel vostro potere, vi sentite forti e volete aprire questa situazione, però ci state pensando tanto, continuate a pensarci. Cavaliere di coppe, in qualche modo siete voi che dovete andare o che andate mercoledì da qualcuno, sentite che siete voi che dovete essere la vostra energia, che vi dovete muovere. Asso di spade, 4 di spade, 9 di spade, 2 di coppe. Allora, qui la situazione, voi aspettate qualcuno e questo qualcuno non arriva, e quindi ansia, angoscia, chiusura, oppure sì, andate verso qualcuno, però secondo me lo trovate chiuso, nel senso che andate così con tanti pensieri che questi pensieri vi creano la vostra stessa trappola. Occhio, bilancia, che i pensieri questa settimana ti fanno da trappola, ok? Eppure è strano, perché c'è un grande rapporto. Voi due siete persone diverse, ma siete assolutamente unite, avete un ottimo rapporto. Ma io qua vedo ansia, angoscia, vedo chiusura. Ma è tutto dato dai pensieri. C'è un bilancia che sente che deve muoversi, ma i pensieri lo soffocano, proprio lo soffocano o la soffocano. Ancora il paggio di coppe, l'avevamo già visto prima, c'è questo bisogno di andare a scusarsi,
o di mandare un messaggio per scusarsi, temperanza, mondo, re di coppe, 10 di denari. Per molti qua parliamo di situazione lavorativa, per altri parliamo di una situazione che si protrae da tanto tempo. Tanto tempo. E che forse sta chiudendo il suo ciclo, abbiamo visto anche il mondo prima, ok? Molti bilancia si dedicheranno alla loro famiglia, cercano rifugio tra virgolette nella famiglia, ritrovano l'espressione della loro famiglia o nel lavoro, si buttano nel lavoro per non sentire il forte sentimento che hanno nei confronti di qualcuno. C'è anche una certa immaturità comunque in tutto questo. 5 di spade. È un bilancia che ha un sacco di dubbi, ma oltre che i dubbi, è un bilancia che non sa come proseguire, è un bilancia che ha paura di essere fregato, è un bilancia che vuole vincere a tutti i costi, ma insomma, 4 di denari, regina di spade, amanti. Allora, molto presente il segno dei gemelli, oltre che l'acquario, quindi altri segni d'aria. Allora, qui c'è una bilancia che vuole mantenere quello che ha a tutti i costi, ma contemporaneamente guarda altrove, ok? Spia altrove, tra l'altro, non solo guarda, spia altrove, quindi qua c'è tutto. È una bilancia che si muove sul filo del rasoio, anche questa carta ogni volta mi viene questo, mi sovviene questo. È una bilancia che è molto pensierosa. Sta aspettando gli eventi in qualche modo, è messa lì ferma che aspetta che qualcuno arrivi. Questo è quello che a me mi balza all'occhio. È una bilancia che dovrebbe muoversi, sa che deve muoversi, ma invece aspetta che qualcuno arrivi, perché non vuole mettere a repentaglio niente di quello che ha. 3 di spade. Aspetta, spera, ti addolori però, perché a questo punto ti addolori pure, perché qua c'è il dolore, c'è la sofferenza per il bilancia, ok? Pessa, 7 di spade, carro, 4 di bastoni. Beh sì, c'è sicuramente una situazione alternativa. C'è una bilancia che si muove in maniera abbastanza... non dico sospettosa, ma insomma non è onesta la bilancia in questa situazione, ok? Tiene molto nascosto il bisogno di voler muoversi, di voler andare altrove, oppure tiene, ci sono delle cose che tiene nascoste in maniera disonesta e che però la fanno stare male, ok? Che la fanno andare altrove, la fanno stare male. Io credo che invece tenga nascosto il bisogno di muoversi, il bisogno di andare altrove, il bisogno di festeggiare altrove. Questa cosa però la fa stare male, tra i denari. Adesso andiamo a fare il sud della settimana. 8 di coppe. Ritrovo un attimo la Vergine, questa bilancia, in mezzo, ancora l'eremita, quanto segno della Vergine, in mezzo a tanto... ha tanti sensi di colpa, ritrova la voglia di amare, allontanandosi ritrova la voglia di amare, la voglia di andare verso. Allora, capiamoci, asso di coppe e carro l'abbiamo visto in tutte le salse, quindi c'è questa voglia di andare oltre, questo bisogno della bilancia di andare oltre, di spostarsi, di creare qualcosa di nuovo, ok? Molto simile a quello dei gemelli questo oroscopo. C'è questo bisogno di creare qualcosa di nuovo, di spostarsi, però stiamo attenti, è una bilancia anche molto contenuta, sa che deve muoversi, però i suoi pensieri stessi la sconvolgono, ok? Gli mettono ansia, viene fagocitata dai pensieri la bilancia questa settimana, e in questa maniera è come se aspettasse che arrivassero gli altri piuttosto che muoversi, quindi aspetta la mossa degli altri piuttosto che muoversi, perché muoversi significa pregiudicare, muoversi significa esporsi, muoversi significa poter perdere quello che si ha,
anche quella posizione che si ha a un certo punto. E però comunque una bilancia assolutamente sofferente, che cerca però di nascondere la sofferenza e il bisogno di andare verso qualcosa o qualcuno. È una bilancia che comunque alla fine della settimana, dopo attenta riflessione, meno male, vuole creare l'occasione, ok? Si muove verso qualcuno, comincia a muoversi verso qualcuno. Quindi deve stare proprio male per poter prendere la decisione. Ripeto, tutta la settimana questa bilancia ha la sensazione di inseguire il bisogno di inseguire qualcuno, qualcosa, ma poi non lo fa effettivamente. Viene fagocitata dai suoi stessi pensieri, non vuole perdere la posizione, non vuole perdere nulla di quello che ha. Sente però che c'è un grande rapporto, una grande connessione. I segni presenti sono Vergine, tantissimi, 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 Acquario due volte, Cancro tantissimo e Toro, se non mi sbaglio. Toro e Capricorno e Leone. Dunque, rifacciamoli, va? Acquario, Capricorno, Leone, Toro, Vergine, Cancro, Scorpione, Gemelli. Sagittario, insomma, quasi tutti ci sono. No, sono questi. Scorpione c'è due volte. La bilancia l'abbiamo trovata. No, basta, sentito. Allora, lo scorpione, l'acquario c'è due volte, il cancro c'è un sacco di volte, l'eremita, quindi la vergine c'è un sacco di volte. Il leone, ok, anche pesci. Questi sono i segni principali che avranno a che fare con la bilancia questa settimana. Una bilancia che, ripeto, è molto attaccata ad una situazione, ma contemporaneamente ci sta pensando, pensa tanto. Molto negativa, vorrebbe che fossero gli altri a muoversi al posto suo per non avere responsabilità, per non avere pensieri, per non perdere la posizione acquisita. Vediamo sezione economico-lavorativa. Wow, beh, ok, state finalmente ricevendo tutto quello che avete dato, tutto quello che avete investito. Ci sono stati tempi negativi in cui siete anche stati parecchio preoccupati, ma mi pare che adesso invece la situazione sia assolutamente favorevole da un punto di vista proprio economico, di entrate, ok? Di entrate. Tra l'altro vi dico che per molti di voi quello che fate è quello che amate. Quello che fate è quello che amate. Ecco perché c'è questa grande entrata questa settimana. Cioè, l'avete, perché c'è una specie di rinnovamento. Per molti bilancia c'è un rinnovamento anche da un punto di vista lavorativo, o in ogni caso c'è il superare un periodo negativo, ok? L'avete superato, lo state superando, c'è grande. Questa la lascio perché mi è caduta, ve la leggo. Allora, bilancia. Ah, proprio tutte vogliono parlare queste. Bilancia. Qual è il messaggio dei unicorni per la bilancia? Ok. Un passo alla volta. Tanti piccoli passi fanno avverare un grande sogno. Vi ho detto che la bilancia aveva un grande sogno questa settimana, che sta inseguendo un sogno, ma non sa come fare. È vero. Sì, ciò di cui stai chiedendo è la verità. Ok? Quindi, tanti piccoli passi fanno avverare un sogno, cara bilancia. Mi raccomando. Andiamo a vedere adesso.
L'orago dell'amore per la bilancia. Sesso. È una settimana di passione, cara bilancia, ok? La sua sessualità sarà molto aperta, molto disinibita, ma soprattutto sentirai l'attrazione verso qualcuno, il voler muoverti verso qualcuno, verso quell'attrazione sessuale molto forte, ok? Prova a leggerlo, va? Sembra corretto, l'ho detto per gli altri. All'inizio dell'unione, l'amore e sessualità. Per evolvere occorre abbandonarsi al gioco più semplice dell'amore. Questo è l'invito dell'oracolo. Quindi, finora avete considerato qualcuno un'opzione solo sessuale. Occhio che c'è nel prosieguo, oltre dopo la sessualità, arriva l'amore. Siete disposti a dare questa opportunità? Questa è una domanda che faccio io. Perché mi è venuta, eh? Adesso andiamo a vedere qual è la canzone della settimana della bilancia. Col tempo imparerò. Col tempo imparerò a non odiare il mondo. Ok, allora devi imparare, bilancia. Devi imparare, leggi il testo, io non lo ricordo tutto. Qualcosa devi imparare a comportarti, devi imparare forse anche ad amare, ok? Leggi il testo. Ok, bilancia, questo era il tuo segno per la settimana che va dal 18 al 24 di ottobre. Mi raccomando, se ti sei ritrovato, fammelo sapere, tutti se vi siete ritrovati, fammelo sapere. Fammelo sapere, mi raccomando, aspetti i commenti come al solito e noi ci vediamo la settimana prossima. Bye bye.